buongiorno e benvenuti alla questa 13ª edizione dello Spirito del Pianeta. Io sono Lorenzo Angeli, faccio parte dell'associazione Norcini Bergamaschi, con sede a Calcinate, che è nata nel 2010 da un gruppo di appassionati che si sono ritrovati e hanno deciso di istituire questa, diciamo, associazione. Per far questo, ecco che intervengono maestri di un certo spessore che danno ai corsisti la possibilità di imparare anche queste tecniche. Le altre tecniche invece delle spezzature rimangono sempre, come si usava una volta, il segreto del vecchio norcino. Abbiamo fatto dei libri che naturalmente parlano e trattano di questi argomenti per chiunque volesse addentrarsi o abbia interesse a saperlo. Noi intanto continuiamo a seguire la nostra lavorazione. Adesso vediamo che Gianni sta togliendo la coltella dalla pancetta e che anche quella poi verrà cubettata e preparata per l'impasto. E siamo passati alla seconda fase, che praticamente è la tritatura della nostra carne. Adesso siamo passati alla terza fase, la fase dove la tritatura della carne avviene la pesatura del nostro impasto. Una fase molto importante, perché in base a questo il norcino sa quanto sale, quanto spezie e quanto vino deve usare. In questo caso si sta usando del vino nero. Penso che sia Barbera del Piemonte e proviene da una nota cantina di Palosco. Ecco, adesso inizia l'impastatura. Verrà girata e lavorata la carne affinché tutti gli elementi che abbiamo visto prima vengano distribuiti, amalgamati nell'impasto. Adesso siamo passati alle ultimissime fasi, che sta nell'insaccatura, nella legatura e nella bucatura per far uscire eventualmente l'aria.